Allora ragazzi, molti di noi stanno rientrando in palestra in questo momento, comunque con gli allenamenti e riprendendo dopo l'estate. Ho pensato di fare questo video che secondo me cade e calza proprio a pennello. Ed è cosa fare o cosa non fare quando rientri in palestra. Ho messo a posto una guida gratuita che puoi scaricare col link in descrizione, in cui appunto sviluppo secondo me i miei pensieri che andrò a parlare di questo, anche in questo video, e in più vi do un programma di allenamento gratuitamente, quindi il link in descrizione, è tutto gratuito. Come allenarsi, cosa fare e cosa non fare una volta che riprendiamo la palestra dopo un periodo di stop. Se tu ti stai continuando ad allenare oppure non ti sei mai allenato, là questo video magari non è strettamente per te, ma se ti allenavi tanto prima dell'estate, poi con l'estate hai fatto un pochino un break o ti sei allenato semplicemente di meno e stai riprendendo, è un ottimo momento per sfruttare la memoria muscolare per andare in realtà ad effettuare una ricomposizione corporea. Cos'è la memoria muscolare? Cosa succede? Che quando noi andiamo in palestra e ci alleniamo, per praticamente aumentare il numero di fibre o aumentare, diciamo, la dimensione, l'area cross-sezionale delle nostre fibre, utilizzano delle cellule satelliti che vengono prese e vengono trasformate in cellule muscolari. Questo è praticamente il processo di costruzione. Cosa succede quindi? Quando noi aggiungiamo queste cellule muscolari, il volume del nostro muscolo inizia ad aumentare piano piano. E la cosa bella è che sembrerebbe che anche dopo un periodo di detraining, quindi un periodo di stop, il volume, ok, quindi tutto quello che è plasma, fluidi nel muscolo, un pochino si sgonfia, ma non perdiamo le nostre cellule satelliti. E questa è praticamente la teoria che metto adesso sullo schermo di un ricercatore, un dottorato appunto, che ha fatto le sue ricerche in questo ambito. Quindi il muscolo si sgonfia perché, non allenandolo, perdiamo tutto quello che era glicogeno, fluidi intramuscolari, ma le cellule satelliti rimangono. Cosa vuol dire? Che in realtà probabilmente una volta che riprendiamo ad allenarci, dato che abbiamo comunque ancora gran parte se non tutte delle nostre cellule satelliti che prima, quando abbiamo appena iniziato, non avevamo, ci siamo dovuti spaccare per riuscire a trasformare queste cellule satelliti in altre cellule muscolari, ora però invece ci sono già. Quindi in teoria, avendo più nuclei nella nostra fibra o cellula muscolare, dovremmo riuscire a recuperare tutta quella massa persa molto più facilmente, perché ora non si tratta di letteralmente creare nuove cellule muscolari dalle cellule satelliti, bensì solamente ripristinare tutto il volume di quelle cellule che ora già ci sono e che abbiamo praticamente già esistenti nel muscolo. Quindi una volta che noi riprendiamo la palestra, è un ottimo periodo per fare una ricomposizione corporea, perché con la dieta non andiamo direttamente a influenzare il numero di cellule satelliti. Quindi con la dieta potremmo benissimo stare in un lieve deficit calorico, se ad esempio vogliamo bruciare un pochino di grassi di quella pancetta dei fianchi dopo appunto quest'estate. E allo stesso tempo, se noi ci alleniamo bene, correttamente e forte, riusciamo appunto a prendere questa teoria della memoria muscolare, applicarla, e dovremo comunque notare una crescita muscolare proprio grazie alle nostre cellule satelliti. Quindi periodo perfetto per fare una ricomposizione corporea se ti stai allenando, se ti stai riallenando dopo uno stop. Dopo di questo, l'errore principale da non fare è non spingerti al 100%, soprattutto non nella prima settimana. Cosa succede? I tuoi muscoli non sono pronti. Avrai dei DOMS incredibili. Cioè, se tu ti alleni, ad esempio, fai un leg day come lo facevi prima, o ti alleni semplicemente con lo stesso volume di allenamento, stesso numero di serie e con un'intensità alta come facevi prima, molto probabilmente per 2, 3, 4 giorni avrai dei DOMS, ok? Delayed onset muscle soreness. Ti faranno male i muscoli e non riuscirai veramente a spingerti bene. Magari volevi andare in palestra 4-5 giorni nella prima settimana. Cosa succede? Ti sei allenato troppo forte il primo giorno, che poi secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno stai ancora recuperando, c'è ancora appunto i DOMS dappertutto. Non è la cosa migliore, praticamente. Molto meglio introdurre piano piano sia il volume che la nostra intensità, che la nostra appunto prossimità al cedimento. Quindi piano piano, le prime sedute, fai meno volume, fai poco volume, invece di spingerti al cedimento, rimani su un 3-4 RIR, vai piano quella prima settimana, abitui i tuoi muscoli e poi già dalla seconda puoi partire, diciamo, più forte rispetto alla prima. Io in passato ho fatto il contrario, sono partito subito, anche tipo adesso, che sono stato male per tipo 5-6 giorni, non è la parola con la C,
mi sono testato, non è quello, sono semplicemente stato male, molto male, e non sono potuto andare in palestra. Oggi che voglio tentare di andare in palestra, non è che mi vado e spacco come facevo prima dello stop. Anche solo 5-6 giorni le mie capacità di recupero sono probabilmente state impattate, i muscoli non sono più così tanto abituati. Se io facessi adesso una seduta come ho fatto settimana scorsa o prima che appunto mi sono sentito male, avrei probabilmente dei DOMS oggi, domani, dopodomani e non riuscirei più ad allenarmi. Quindi inizio piano, volume diciamo dimezzato, intensità, non vado a cedimento, mi fermo un tantino prima. Easy, così domani ho recuperato, dopodomani posso rianenare, eccetera, eccetera, e poi riparto per bene. Questi sono i miei consigli, stai riprendendo anche tu in palestra, messo appunto la guida gratuita che puoi trovare qui sotto. Oh, se non l'hai ancora fatto, lasciaci un like, iscriviti, commenta per l'algoritmo e niente, ti apprezzo tantissimo, noi ci vediamo al prossimo video. E come sempre, keep improving!